Dunque, questa mattina iniziamo a usare questa parola infame che è esame, nel senso che manca ancora un mese alla fine del corso, quindi non è ancora ora del panico, ma ho pensato che fosse utile per tutti, sia per voi che per noi, cominciare a ragionare in termini di quali siano le modalità di svolgimento dell'esame. Allora, niente di meglio che farlo facendo le esercitazioni, gli esercizi, sotto forma di quello che io chiamo simulazione d'esame, no? Per me una simulazione d'esame è un esercizio che è fatto in aula, però segue lo stesso canovaccio, la stessa struttura di quella che è un tema d'esame. Questa è la prima approssimazione, nel senso che anche per me sto cominciando a studiare come strutturare l'esame, quindi può darsi che anche sulla base dell'esperienza di queste esercitazioni che faremo, un pochino la struttura la andremo diciamo così, a far convergere verso quella definitiva, ma l'intenzione è proprio di averla condivisa all'inizio, quindi sapere di che tipo di esame si tratta, no? Confermo quello che alcuni o molti, non so, hanno ancora dei dubbi, l'esame sarà un esame di laboratorio. Adesso stiamo cercando di capire tecnicamente, no? Come realizzarlo. Non potrà essere esattamente nello stesso meccanismo dell'esame di programmazione oggetti che avete appena terminato, per una ragione molto semplice, che le configurazioni dei PC, dei laboratori, dei lab, non sono adatte a far girare Java 7. Non c'è installato JavaScript, non c'è installato JavaFX, non potete installare MySQL con permessi di amministratore, cioè le macchine del live sono troppo blindate, no? Per poterci permettere di lavorare. Quindi lo faremo all'app, ho cominciato a parlare con Barrera per metterti d'accordo, e quindi poi il meccanismo di consegna lo stiamo ancora studiando, se usare lo stesso, diciamo così, software che ho usato stesso plugin che ho usato per programmazione oggetti, oppure se andare in modo più artigianale, dipende un po' come funziona. Quindi la vera differenza però, oltre al fatto che si fa all'app anziché al live, e in funzione del numero di iscritti che ci sarà, faremo un turno oppure due turni, dipende ovviamente dal numero di macchine, che sono una quarantina di macchine, quindi dipende da quante persone verranno nei vari appelli, ma questo se vogliamo è un dettaglio. La differenza è che prevediamo di non bloccare internet, perché molte volte serve accesso a informazioni, Java Doc, la documentazione, codice precedente, eccetera. Quindi è un tentativo, non fatemi cambiare poi idea, no? Potrete lavorare come si lavora normalmente, quindi con accesso alle risorse che vi servono. È chiaro che saremo molto attenti a fare in modo che usiate internet per magari andare a controllare la documentazione delle classi che vi servono e non per comunicare tra di voi, no? Quindi al minimo, ovviamente, è un esame, quindi al minimo sospetto uscite dall'aula, ok? Quindi non provateci neppure, no? Se poi vedessi che non mi posso fidare, purtroppo dovrò, diciamo così, passare a modalità d'esame un pochino più, diciamo, penalizzanti, meno realistiche, ma a me piacerebbe effettivamente che l'esame fosse un pezzettino di un lavoro nella stessa modalità in cui faresti il lavoro vero, più lo stress che dà l'esame in quanto tale, ma questo non riesco a eliminarlo. L'altro avviso prima di buttarci in questo testo è c'erano stati dei dubbi per chi di voi ha, diciamo così, a buon punto con gli esami, il fatto che la scadenza, la data del primo appello, cioè il 10 luglio, è posteriore all'ultimo giorno possibile per poter fare domanda di laurea, no? Per chi è vicino a fare domanda di laurea. Allora io mi sono sentito, poi con qualcuno via mail vi ho già risposto, ho messo anche un avviso sul sito, ma tanto per dirlo a tutti, la segreteria studenti non cambia la scadenza dell'iscrizione di laurea, quindi bisogna far presentare domanda entro, se non sbaglio, il 6. No? Qualcosa del genere a luglio, quindi la settimana precedente l'esame. Però ciò che faranno loro sarà quello di tenere la vostra domanda in sospeso.
quindi voi fate domanda di laurea come se aveste finito tutti gli esami, tranne uno, asterisco, allora tengono lì sul tavolo, faranno la verifica degli esami, dicono ti manca questo, tu dici sì, lo so, però lo sanno anche quelle della segreteria perché siamo sentiti. E quindi fino, mi pare, al 12 loro terranno aperto, diciamo così. Questo, però a loro serve, cioè non posticipano la scadenza perché a loro serve per cominciare a vedere quante persone ci saranno, almeno con una buona approssimazione, fare le commissioni, fare tutta una serie di atti formali che poi no, servono. Quindi il più sfigato di tutti sarò io che il 10 facciamo l'esame, entro il 12 il voto deve essere registrato, ci devo passare 2 notti, ma a voi, diciamo così, non vi danneggia questa situazione, in un certo senso. Okay? Quindi potete dare gli esami la settimana precedente, fare domande di laurea entro il venerdì, tanto in realtà quel venerdì non avreste ancora gli altri 2 esami registrati, di sicuro. No? E poi questo, anche se a posteriore, mi hanno detto che non c'è problema, basta che tu lo registri entro il 12 e noi lo teniamo conto e la ragazza si può laureare. Come sempre sul filo del rasoio, però questa è la nostra vita. Ok. Veniamo nel merito. Allora, la struttura dell'esame, cioè che cosa, al di là di questo l'esercizio che faremo, che sarà relativamente semplice, ma perché mi serve per costruire il contesto, qual è la struttura dell'esame che abbiamo immaginato? Allora, abbiamo immaginato già di fornirvi un ambiente, un progetto all'interno del quale lavorare, no? Anche perché altrimenti ci vorrebbero 8 ore per fare l'esame se uno dovesse partire da zero. Allora, vi daremo i 2 estremi. Da un lato una base dati su cui lavorare, che sarà probabilmente o una di quelle che stiamo usando, che via via, no, vi presentiamo durante le esercitazioni, quindi l'avrete già vista probabilmente, oppure qualcosa di molto simile, di analogo, no? Nel senso che la difficoltà non deve essere quella di capire la base dati su cui lavorare. Quindi la partenza sarà una base dati e dall'altra parte sarà un FXML, che costituisce, diciamo così, l'inizio, no? Perché poi dell'interfaccia che svilupperete. Dico l'inizio perché noi faremo una versione iniziale, ma siete liberissimi di andare poi ad aggiungere o modificare questo FXML di partenza. È solo un riferimento per capirci meglio e per avere già uno spunto, un punto di partenza. Okay? Quello che faremo anche è di fornirvi già anche le classi di accesso al database, i Bing, i DAO, queste cose qui, no? Chiaramente con le funzioni di base, se poi voi avete bisogno di aggiungere una query particolare al DAO, vabbè, lo potete fare, no? L'unica cosa che non potete toccare, modificare, estendere è la base dati. Quello è un dato, nel senso che arriva così, non hai, anche diciamo, in un contesto realistico, questo è, se vogliamo, un vincolo esterno, non è che possiamo spesso, no, decidere cosa modificare. Però tutto il resto lo potete toccare, no? Tendenzialmente toccare nel senso di estendere, di aggiungere qualcosa, no? È difficile che dobbiate magari cancellare o modificare qualche cosa. Quindi proviamo a leggere il testo, così vediamo se si capisce come pensavo. Si consideri la rete del sistema metropolitano della città di Parigi, non questa qua di Torino, che poverina, abbiamo già, diciamo, sperimentato. Tale rete è codificata dal dataset presente nel database metroparis.sql, che contiene le seguenti tabelle. No? Questa qui è la struttura di questa database. Io ho trovato queste informazioni da un tizio che si era messo lì con tanta pazienza, non so se per una tesina o qualcosa del genere, a caricare queste informazioni in formato CSV e poi con qualche piccola acrobazia nel CSV sono passato a un database. Quindi la struttura delle tabelle l'ho, tra virgolette, ereditata, no? Da quello che c'era. Una tabella linea che contiene tutte le linee, che sono tante, una tabella fermata che contiene tutte le stazioni, essenzialmente le fermate, e una tabella connessione che contiene le singole tratte. Ok? È diversa come struttura rispetto a quella che avevamo nel database delle ferrovie piemontesi. Là c'era, sì, una tabella linea, una tabella fermata, ma poi c'era l'ordine delle fermate, no? Quella che chiamiamo fermata linea, in cui c'era per ogni linea l'elenco di tutte le fermate con un numero d'ordine.
Quindi abbiamo dovuto, non c'erano direttamente gli archi del grafo, parlando in termini di grafo, no? Li abbiamo dovuti ricostruire sulla base di una sequenza, c'era una sequenza di stazioni. Questo signore non ha fatto la stessa cosa, e io qui nel database l'ho, diciamo così, ereditata, e ha dato una struttura, vabbè, a parte linee e fermate che sono facili, perché solamente no, il nome delle linee e il nome delle fermate, più qualche informazione in più che vedremo, tra un secondo. Sulle connessioni ci ha dato le singole tratte. Quindi ogni connessione è una stazione di partenza, una stazione di arrivo, stats P, stats A, di una certa linea. E quindi una linea è composta, cioè di fatto se prendiamo la linea 1, non so se esiste una linea che si chiami 1 in questo grafo, sarà fatta, conterrà tante. Siamo così, entri nella tabella connessione, stazione di partenza è la prima, capolinea è la prima stazione, poi un'altra entry è dalla prima stazione alla seconda, un'altra entry dalla seconda alla terza, quindi ogni entry è una coppia di stazioni, non è una sola stazione col suo numero d'ordine. Perché? Perché ha scelto questo? In realtà, e non ha usato, adesso perché non so, perché non gli posso leggere la mente, ma io non so, no, non avrei potuto su questo tipo di struttura usare la rappresentazione che usavamo per Torino. Per un motivo molto semplice, che le tratte, adesso non so se riesco, se ne ho una salvata qua. No, nel PDF l'ho salvata da un'altra parte. Vabbè, le tratte delle singole linee a volte sono biforcute, cioè non c'è un capolinea. Una linea e un'altra capolinea, ma molte linee hanno un tratto comune, che è quello che attraversa magari il centro della città, e poi verso capolinea si sdoppiano, quindi vanno verso di qua oppure verso di là, e idem, o a volte addirittura ad ambo i capi, no? Succede, l'hanno costruita così, per cui quando tu hai un convoglio, tu dici, sai che questo convoglio fa comunque il tratto comune, e poi sulla fine del percorso a un certo punto si biforca, e quindi di solito se è un convoglio sì, un convoglio no, uno va verso destra, uno va verso sinistra, e quindi hanno dei capolinea diversi. Quindi fate attenzione a prenderli se uno deve uscire dalla cerchia ristretta del centro, mentre in centro normalmente. Allora, sono, diciamo, seguono lo stesso percorso. Questo rende impossibile definire anche la singola linea come una sequenza di stazioni. No, perché avrò quello che parte da un capolinea, a un certo punto finisce nell'altro capolinea opposto A, e l'altro convoglio che parte dallo stesso capolinea e finisce nel capolinea opposto B. Di fatto sono quasi due linee diverse che però condividono una serie di stazioni, diciamo così, comuni. Allora, questa struttura della singola linea non è più una sequenza, di per sé è un grafo, un alberello, la singola linea. E quindi, diciamo così, questa, diciamo, rappresentazione, che è la più generale, ti dà tutti gli archi, no? È in grado di rappresentare anche quella situazione. A noi torna solo più comodo, perché abbiamo già gli archi, già belli che pronti nel grafo. Okay? Al di là della struttura delle tabelle, come sono fatte queste tabelle? Andiamo a vedere degli esempi. Linea. È fatta così, a parte l'id linea, che è l'identificativo numerico che ho aggiunto io, ma i campi veri sono questi: nome, che è il nome della linea, adesso non chiedetemi dove siano, che cosa facciano riferimento, ma devono essere linee reali, ce ne sono 63. In quel database avevo anche altre due informazioni. Una era la velocità media a cui quella linea viaggiava. Quindi abbiamo delle linee, la maggior parte viaggiano a una velocità di 55 km all'ora, alcune invece viaggiano a una velocità inferiore. Adesso non so, non chiedetemi se questi dati siano realistici oppure il tizio se li sia più o meno inventati a naso. Ho l'impressione che si siano inventati a naso, visto che i numeri sono più o meno tondi. Ma non importa, no? Non fa molta differenza, no? Cioè, la differenza che sappiamo è che non tutte le linee hanno la stessa velocità di percorrenza. Così come l'altra informazione che ci serve, cioè, che serve, che è presente, è l'intervallo tra i passaggi successivi. Quindi ci sono
delle linee i cui passaggi sono ogni 5 minuti, medi. Ci sono delle linee i cui intervalli sono ogni 6 minuti, ogni 11, ogni 15 e così via. Adesso avevo chiesto di ordinare un numero crescente, non è venuto. E così via. Quindi, questo vuol dire che da quando arrivo in stazione mi posso aspettare che il prossimo treno sia al massimo tra quell'intervallo di tempo. Nel senso che se sono sfortunato è appena passato, se sono fortunato sta per passare. Mediamente ci vorrà la metà di quel valore, no? Se vogliamo calcolare un valore medio. E queste sono informazioni, dico, non metto assolutamente la mano sul fuoco sulla precisione di questi numeri, ma in termini di modello sono informazioni che normalmente si hanno se uno sta lavorando su una rete di trasporti. Fermata è più semplice, nel senso che ha l'elenco dei nomi delle fermate, a cui io ho appiccicato un ID numerico per comodità nel database, e sono 600 e passa, e in più in questo dataset c'erano anche le coordinate geografiche, cioè dove si trova sulla mappa longitudine e latitudine questa città. Vedete, la longitudine di Parigi è appena 2 gradi, quindi è abbastanza sotto a Londra, dove c'è Greenwich, che è lo 0 gradi. La latitudine è 48, quindi sono 3 gradi più sopra di noi, noi siamo intorno ai 45, 45, qualcosa, no? I 45 gradi, che è a metà tra il polo e l'equatore, è grosso modo, passa dove c'è l'autostrada Torino-Piacenza, più o meno quell'altezza lì. C'è anche a un certo punto, se qualcuno si è passato, un cartello che dice qui siamo al 45° meridiano, no? Scusate, parallelo, come se fosse importante. Vabbè, queste sono le coordinate della stazione. Sono dei dati. Se andate in Google Maps ve li piazza, no? E poi c'è la tabella linea, vabbè, scusate, connessione, che ha 1600 righe, che è noiosissima, ID linea, ID stazione di partenza e ID stazione di arrivo. Quindi la linea, questa qui, che è la linea P, collega la stazione 104, che è la stazione Châtelet, probabilmente, se leggo bene, a quest'altra stazione. Ma sì, perché Châtelet ce ne sono due. A P è una linea strana, vuol dire a piedi, perché vedete che è una velocità molto bassa e un intervallo di attesa zero. No? Dice, perché ci sono delle stazioni che sono talmente vaste che ci sono dei percorsi a piedi che sono significativi. È chiaro che non devi aspettare prima di partire, non devi aspettare nessuno, come quando sei arrivato, poi subito c'è l'intervallo di attesa zero, ma la velocità di percorrenza è molto bassa. No? Vabbè, ho preso l'esempio più sfortunato. Prendiamo un'altra qualunque linea, la A4, e questa fermata collega questa stazione qui di Noisy con Noisy, Noisy, che tutti conoscono ovviamente. Allora, questo è il nostro database. Cosa vogliamo fare? Si desidera realizzare un'applicazione JavaFX la quale, interrogando il contenuto del dataset, permetta all'utente di selezionare una stazione della metropolitana, ossia un elemento della tabella fermata, e visualizzi tutte le altre fermate della intera metropolitana, tutte, ordinate per peso decrescente dalla fermata selezionata. Facile, non dal punto di vista algoritmico, sono gli stessi esercizi che facevamo la settimana scorsa, però qui l'abbiamo incapsulato in un problema completo. Quindi, l'interfaccia che vi propongo è questa, c'è una tendina che verrà, dovremo popolare con l'elenco di tutte le stazioni. Dal punto di vista dell'usabilità non è il massimo avere una tendina con 600 elementi, ma facciamocela piacere, non volevo complicarla troppo. Un bottone calcola, e quando premo il bottone calcola lui dovrà stampare l'elenco di tutte le stazioni, tutte 600 di nuovo, e a fianco di ciascuna, quindi il nome della stazione, e a fianco di ciascuna il tempo di percorrenza dalla stazione scelta dall'utente a tutte le altre stazioni. Quindi è un single source short space, come dal punto di vista dell'algoritmo. Ma qui non c'è scritto scrivere l'algoritmo tal dei tali, no? Non c'è neanche scritto costruisci un grafo, non c'è neanche scritto costruisci un package.
Qui è descritto il problema. Poi da lì in avanti costruite voi. Questa è un po' la differenza rispetto al corso, al tipo di esame di programmazione oggetti che era già molto predeterminato. No? Qui vi lascio un buco. C'è la parte sotto, il database, la parte sopra, l'FXML, in mezzo è libero. Siete liberi di organizzarvi come volete. Poi probabilmente ci ispireremo a quanto abbiamo già fatto e questa libertà non sarà caos, immagino. E la funzione di peso adottata deve rappresentare il tempo di percorrenza atteso. Quindi il peso è quello. E questo di fatto è la specifica. Ciò che segue è, non è l'aiutino, ma è solamente un po' di codice già pronto, che dice nella realizzazione del codice si utilizzino le classi Bing e DAO già presenti nel progetto scaricabile, poi ci sarà l'indirizzo, non dello zip da cui scaricarlo, e documentate i seguenti diagrammi delle classi. Cioè c'è scritto, guarda, io ti do già queste classi qui, che sono una classe linea, una classe connessione, una classe fermata, o nulla di speciale, abbiamo visto le tabelle del database, i Bings avranno esattamente gli stessi campi, nome, velocità, intervallo, e con tutti i get e set, la stessa cosa per la connessione, la stessa cosa per la fermata, dove come al solito abbiamo rimpiazzato i riferimenti esterni, quindi le chiavi esterne del database, con dei riferimenti a oggetti direttamente. E poi c'è un DAO che fa riferimento a questi oggetti, la connessione e poi i metodi, dammi tutte le fermate, dammi tutte le linee, dammi tutte le connessioni, è molto simile a quello che avevamo già. Questo ve lo diamo già, questo livello qua, con cui potete cominciare a lavorare. Quindi non dovete perdere un'ora a fare copia e incolla di Bing e di query SQL stupide. Vedete che il DAO ha i metodi essenziali, poi se serve qualcosa in più ve lo potete costruire. Qui ho voluto scrivere si utilizzino le classi date e non si possono utilizzare se volete. Uno, perché non vi perdiate nel livello basso dell'applicazione e due, per non avere poi esami che siano poi troppo diversi perché uno parte con delle strutture dati diverse e poi anche semplicemente dal punto di vista della correzione e della comprensione, no, diventa. Quindi è tra virgolette obbligatorio usare queste classi, adesso dovrei scriverlo meglio, nel senso che poi la potete estendere, potete aggiungere delle cose. Vi serve avere un comparatore, un ordine, definire un metodo compare to su uno dei Bing perché lo volete inserire in una collection? Certo, fatelo pure. Okay? Però partite da quelle, per favore. Non inventatene delle altre. Lavoro già fatto e cerchiamo di, diciamo, rispettarlo, no? Perché poi non siete obbligati a usare tutte, magari in quell'esame specifico un certo Bing o un certo metodo del DAO non serve, no? Proprio perché stiamo cercando di costruire dei dataset di esempio che riusiamo per esercizi diversi, magari un esercizio serve un pezzo, un altro esercizio serve un altro. Quindi non andate a fare dietrologia del tipo, ma se lì c'è quel metodo vuol dire che serve. No, non è detto. Questa è una libreria che c'è a disposizione, che lavora con quel database. Ok? Boh, non ci resta che farlo, dicevano. Tutto chiaro? Avete dei dubbi? Beh, finora non abbiamo ancora fatto nulla. Allora, da dove partiamo? Partiamo sicuramente da questo testo qui. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare e poi stampare, agganciarlo all'interfaccia utente. Dobbiamo calcolare tutti i cammini, o meglio, le lunghezze di tutti i cammini, a partire da una certa stazione specificata. Quindi dal punto di vista algoritmico io ho un nodo di un grafo, immagino, che mi vorrò costruire e devo calcolare tutti i cammini uscenti da quel nodo e di questi cammini non mi interessa quale sia il cammino specifico, non me lo chiedono, quindi non vado a calcolarlo, mi interessa solamente la lunghezza. Quindi di fatto sono due righe, no? Avendo a disposizione ad esempio la classe di Dijkstra o di Bannon-Ford. Il problema è, da un lato, avere il grafo, in questo caso, dall'altro, agganciarci all'interfaccia utente. Quindi ci andiamo a riallacciare gli esercizi che facevamo nella prima metà del corso.
In questo caso, ma non sarà forse sempre così, cioè, la parte algoritmica ci viene regalata, nel senso che è proprio chiaro che cosa serve e è chiaro che esiste già una classe che lo faccia. Normalmente l'esame cercherò di mettere qualche cosa che faccia anche minimo ragionare sull'algoritmo, quindi o scriversi magari una procedurina ricorsiva che per fare un pezzettino che la libreria non fa già, oppure no, usare la funzione di libreria per poi, cioè non sarà sempre solo una chiamata a una funzione di libreria e poi tutto il resto di contorno, okay? Però questo è il primo esercizio, quindi partiamo da qualche cosa che sia realizzabile in tempi rapidi. Ok, buttiamoci nel... Allora, la prima cosa da fare è andiamo a vedere cosa c'era nel progetto che mi hanno dato. Allora, questo è un progetto già inizializzato che dovrebbe essere grosso modo quello che vi daremo all'esame. Lascia perdere questo che non c'entra. Quindi ci sarà un package bin dove ci sono le tre classi, connessione, fermata e linea, in cui sappiamo già tutto. C'è una classe DAO che contiene questo ferrovie DAO con questi metodi, che magari adesso tra un attimo vediamo un po' più nel dettaglio. C'è questa package DB che contiene la classe DB Connect, che è usata ovviamente dal DAO, e ho un main vuoto, nel senso che io ho inizializzato, visto che questo è un progetto JabFX, ho creato una classe application iniziale, dove c'è il main, ma che non contiene ancora nulla, nel senso che è poi qua che dovremo lavorare, tendenzialmente. Quindi partite da qua il vostro codice. Poi ho messo un altro package GUI dove ho messo l'FXML, tanto per salvarlo da qualche parte, no, di partenza, e eventualmente andrà a finire dentro il controller, immagino. Adesso sceglietevi voi se volete creare dei package e usare questi come preferite. Questo sarà il progetto di partenza. Ovviamente questo ha tutta una serie di dipendenze che sono, se non altro, oh, scusate, non questo. Se sono la libreria MySQL, c'è la JGraph T, c'è la libreria JavaFX come minimo, poi di questa parliamo tra un secondo. Quindi probabilmente quando importate, ecco, fate un po', diciamo, di esercizio nell'importare progetti nuovi, no? Perché io esporto un progetto, ci sono dei riferimenti alle librerie che sono dei path assoluti, vanno modificati, vanno cambiati, c'è da importare il database, no? Che è l'SQL sulla macchina locale, richiede un po' di passaggi che sono sempre gli stessi, però se uno non li ha provati prima, arriva al giorno d'esame e si pianta su quello, sul non riuscire a caricare il progetto di partenza che vi diamo noi, no? Quindi per chi è abituato soprattutto a lavorare sul proprio portatile in laboratorio, e quindi questi problemi non li vede, non li ha. Voi lì avrete invece la macchina del laboratorio che avremo pulito e quindi dovete importarvi tutto, no? Dovete creare il nostro nuovo progetto, ci sarà il path da JavaFX che è da modificare, eccetera, eccetera. Il database da caricare, importare, queste piccole operazioni, però fate in modo che vi durino 5 minuti, ecco, di non piantarvi per mezz'ora, tre quarti d'ora, no? Ho visto gente remare, ma come si apre MySQL, cose del genere. Ok, non c'è nulla di algoritmico, non è il progetto che vi diamo. Ci sono i DAO per accedere al database e basta. Allora, come possiamo muoverci? Beh, la prima cosa voglio costruire, pensare che grafo realizzare e costruirlo. Grafo in questo caso si presenta da sé, nel senso che è un grafo pesato, possiamo pensarlo come grafo non orientato, oppure orientato, non lo so, dovrei andare a vedere i dati. Sicuramente possiamo sempre pensarlo come grafo non orientato. Se posso pensarlo come grafo orientato, dovrei andare a vedere le connessioni e verificare se per caso, data una connessione, c'è anche quella inversa. No? E vedete qua, ne ho presi due a caso, e sono fortunato che sono nell'ordine giusto, nel senso che per questa linea c'è la fermata da 3,79 a 3,78, ma c'è anche la fermata da 3,78 a 3,79. Quindi in realtà il formato del file ci porterebbe a creare un grafo orientato, un grafo diretto.
Se noi vogliamo possiamo orientare, cioè ignorare questo e invece lavorare con un grafo non orientato, e quindi di fatto il secondo arco non aggiungeremmo. 178, 12, 12, 178, 12, 243, 243, 12. Ci sono tutti a coppie, no? Sono tutti a coppie gli archi. Che è normale, perché normalmente se vai dalla stazione A alla stazione B c'è anche il treno in convoglio che viaggia al contrario. Ok? Non è sempre così, eh? Perché dipende, magari il ritorno saltano una stazione, cioè non so come sia in questo grafo, non ho fatto la verifica. Bisognerebbe andare a fare una query per vedere se esiste una coppia di stazioni. Ma direi che la cosa più semplice era ragionare in termini di un grafo orientato, diretto, con gli archi diretti, così non ci, siamo sicuri di non perderci nessuna informazione. Ma poi c'è sempre tempo a perderle dopo, o ignorarle, non usare le informazioni. La prima cosa però che dobbiamo fare è, prima di pensare a fare il grafo, dobbiamo leggerci le informazioni del database. Allora, creare quello che noi chiamiamo un modello, cioè una classe che incapsuli tutte le informazioni che ci servono per leggere questa struttura dati. Questa struttura dati non è mastodontica, ha qualche centinaia, no? di elementi, quindi non abbiamo problemi, ce la carichiamo tutta in memoria all'inizio e poi lavoriamo con le strutture dati locali. No? Non ha senso fare query continuamente. E quindi questo ci suggerisce di fare una classe, possiamo chiamarla model, così ci ricordiamo cosa serve, che avrà dentro le informazioni. E che informazioni sono? Vabbè, sarà la lista di stazioni, la lista di fermate e la lista delle connessioni. Cioè, passo zero proprio, no? Di fatto incapsuliamo qui dentro. Io adesso metto list, poi magari ci pensiamo se così non fosse, ma l'altro si chiamava fermata. No, prima di tutto partiamo dalla linea. Linea. Chiamo linee, poi avrò una lista di fermata, linea lui vorrebbe sapere cos'è, fermata lui vorrebbe sapere cos'è, e poi di nuovo, poiché sono tanti spezzoni separati, ho le connessioni. Ok? Questi campi li andrò poi a popolare. Scusatemi, chiamando i metodi del DAO. Andiamo adesso a questo punto a vedere un pochino più in dettaglio quali metodi ci sono nel DAO per vedere se ci bastano. Allora, c'è un getAllLinea che restituisce una lista di linea, che mi sembra l'ideale per andare a popolare questo. Giusto per essere scettici, andiamo a vedere cosa fa. Seleziona tutti i campi della tabella linea e crea un array list con tutti questi campi. Quindi di fatto carica direttamente l'intera tabella linea, quello che vogliamo. Poi c'è un metodo getFermata, no scusate, getAllFermata, quello che mi serve, che fa la stessa cosa con la tabella fermata, quindi seleziona tutti i campi della tabella fermata e li mette all'interno dell'oggetto fermata, di una lista di oggetti fermata. Bene, che è quello che ci serve per andare a popolare questa lista. È buon senso, no? C'è ciò che ci aspettiamo. E poi c'è un getAllConnessione che fa la stessa cosa con quindi una lista di oggetti connessione, leggendo tutta la tabella connessione. E poiché ci sono delle chiavi esterne, ID linea, ID stazione di partenza e ID stazione di arrivo, questo metodo fa la ricerca all'interno della collection linee, della collection fermate di quella stazione, in modo da salvare dentro l'oggetto non l'ID numerico, ma il riferimento già all'oggetto, no? Quindi va a dire
Vedete che questo getAllConnection è l'unico metodo che richiede dei parametri, e questi parametri sono la collection che contiene le linee e la collection che contiene le fermate, in modo da restituire già l'oggetto corrispondente. E quindi, vedete, quello che fa lei è che quando trova un certo id linea, va a prendere, a creare un oggetto linea con quelli di linea lì, va a vedere se quell'oggetto dove si trova all'interno della lista di linee, complessiva, e una volta che l'ha trovato mi restituisce l'oggetto specifico. È un giro un po' indiretto, ma perché questa è una lista semplice, no? Se avessimo bisogno di più efficienza, questa cosa qua andrebbe rimpiazzata con una struttura dati ordinata, tipo un albero, che renderebbe questa ricerca più veloce. Qui facciamo la ricerca due volte, una con l'index of per cercare l'elemento e l'altra col get per andare a prenderlo. No? Però in questo caso avviene solamente durante la fase di caricamento, abbiamo qualche centinaio di elementi, è inutile andare a costruire strutture dati più complesse perché non sono critiche per il nostro lavoro. E quindi mi restituisce gli oggetti i quali hanno gli ID specificati, e questi oggetti li metto all'interno del mio oggetto connessione. Quindi è già tutto pronto per permettermi di creare un metodo, magari in questa classe principale di istanze stazioni, che contiene il main, possiamo crearci un metodo che posso chiamare crea il modello, no? Questo qui mi restituisce un oggetto di tipo model e di fatto interagisce col DAO per caricare il modello, no? Quindi creiamo la nuova classe model, e poi, in modo molto semplice, prendo innanzitutto le linee, quindi list di linea, linee, uguale, mi serve il DAO, scusate, ferrovie, DAO, new ferrovia DAO, e poi per avere l'elenco delle linee lo chiedo al DAO, dammi tutti gli oggetti linea, e una volta che ho gli oggetti linea li salvo nel modello set model. Aspetta. Model. Ah no, beh, certo, non riesco a farci nulla, non ho ancora creato i metodi get e set sul modello. Quindi devo farlo adesso, se no non riesco poi a scrivere questi oggetti. Source, genera get e set di tutto. Quindi nel mio main a questo punto avrò un set linee, direi se Eclipse ha fatto il lavoro bene, in cui gli passo questa variabile che ho appena creato. E ho riempito un pezzo del modello. Poi il pezzo successivo sarà le fermate, stesso pattern, fermata, uguale DAO.get. All DAO get all fermata si chiamava, sì, model.set fermate e poi le connessioni, list di connessioni uguale DAO.get DAO e dai, da mia parte get all connessione, e gli devo passare però anche ovviamente le linee e le fermate, cioè le due collection di prima, perché lui possa creare
i riferimenti incrociati. E questo ritorna il modello appena creato. Siamo fortunati, eh? Possiamo ringraziare chi ha fatto il DAO che se l'ha fatto giusto. Ok? E questo è il metodo che ci serve per leggere dal database tutto all'interno delle strutture dati. Possiamo cominciare a provarlo, nel senso che nel metodo, qui siamo dentro un'applicazione che dovrà essere JavaFX, quindi lavoriamo dentro il metodo start, non dentro il metodo main. Okay. Per ora non c'è ancora l'interfaccia grafica agganciata, cominciamo a costruirla per pezzi. Ma io ho fatto un primo pezzo, ho caricato il modello, vediamo se funziona, facciamo un primo debug a questo livello, se sono riuscito a caricare correttamente. No? Allora, il main a questo punto, che è dentro il metodo start, dovrà crearsi il modello e poi lo inizializza. Model, ah no, scusate, non new model, build model. Ok, chiamo questo mio metodo in cui ho incapsulato la costruzione del modello. E poi posso dire, non so, anche no, semplicemente una verifica. Che ho caricato tot fermata, tot linee, virgola, non andarmi là. Tot fermate, tot connessioni. Così vediamo qualcosa che ci dica, che ci dia la... Quindi possiamo essere model.getLinee.size, virgola, model.getFermate.size, virgola, model.getConnessioni.size. E possiamo provare a vedere se fino a qua funziona. Il nostro primo passaggio. Caricato 63 linee, 619 fermate e 1646 connessioni. Ok, quindi fatto tutto. Ovviamente dietro ve l'ho risparmiato, ho avviato il server MySQL, ho caricato il database sopra, quindi questo l'ho già fatto ieri, altrimenti avrebbe dato errore di connessione qua. Ok, fatto questo abbiamo la struttura dati in mano, possiamo passare a costruirci il grafo. Allora, anche qua possiamo farci un bel metodo, buildGraph, che riceve il modello in pasto, macina e crea un grafo che abbia le caratteristiche che ci servono. Dopodiché, una volta fatto il grafo, in un certo senso ci fermiamo, nel senso che ci serve poi l'interfaccia grafica, perché attraverso il controller sceglieremo quali calcoli fare. Però prima di dare controllo, diciamo, prima di far partire l'interfaccia grafica, abbiamo bisogno di prepararci tutti questi oggetti. Ok? Grafo. Che grafo abbiamo detto? Beh, un grafo orientato e pesato, che avrà come vertici le stazioni, che avrà come archi le connessioni e delle linee ce ne frega niente. Essenzialmente non ci interessano. Ai fini di questo esercizio. Poi che non ci interessino lo commentiamo tra un secondo quando creiamo il grafo. Però a prima vista sembra di no. Non fanno parte del grafo sicuramente. Allora, possiamo crearci, questo cosa restituirà? Un grafo diretto e pesato, no? Directed graph
Directed. Come si chiama? Si chiama simple, weighted, che mi dimentico sempre i nomi delle classi. Vabbè, diciamo che è un grafo sarà sicuramente un grafo pesato, io qui metto il nome dell'interfaccia per ora, posso anche cercare di non essere specifico se riesco. Fermata e grafo default weighted edge, no? Un grafo di default pesato. Build graph, il mio nome è il metodo, e riceve come parametro il modello. Quindi questo signore deve costruire un grafo. Costruire il grafo, sappiamo già, devo costruire, creare l'oggetto grafo, buttarci dentro i vertici e poi di solito il lavoro è buttarci dentro, il lavoro un pochino più complesso è buttarci dentro gli archi. Allora, fatemi andare a vedere, perché non posso più rimandare, come si chiama l'istanza della classe che mi serve dentro graph. È un, aspetta, devo prendere, directed, weighted, sono di quelli che hanno il nome strano, quindi default directed weighted graph, è questo qua, che è un default directed graph che è anche pesato. Ok, questa è la classe che mi serve, che ha il nome lungo tre righe. Allora, di fermata, virgola, default weighted edge. Chiamiamolo G per ora, uguale new qui con la classe ovviamente default weightedEdge.class punto e virgola. Quindi andiamo a capo qui. Ok, abbiamo creato il nostro G, dove siamo andati a cercare ovviamente la classe che ci interessava. E poi ovviamente l'ultima istruzione di questo qua, così ci togliamo quel warning là sopra, è di restituire il G al chiamante. Adesso buttiamoci dentro i vertici. Quindi tutte le fermate sono vertici del grafo. Usiamo l'oggetto fermata direttamente. Quindi ormai fermata due punti m.getFermate, fermata con la F maiuscola. Fermata, diamogli anche un nome, poverina, F. E aggiungerò g.addVertex di F. Questo è stato facile. Ogni fermata diventa un vertice del grafo. I nodi, scusate, gli archi. Beh, gli archi sono gli elementi delle connessioni, della tabella connessione. Quindi per ogni, mi vado a scandire, in questo caso è facile, ogni elemento della tabella connessione, butto dentro un nuovo arco. Quindi for connessione C
m.get connessioni. Creerò un nuovo arco, g.add edge, ad edge ce ne sono due versioni, ma prendiamo la prima, a cui passo due vertici, e questo mi restituisce l'arco che ha appena creato. Ad edge, ammesso che l'abbia creato, nel senso che se questo è un grafo semplice, se c'era già non lo crea. E il vertice sorgente sarà la fermata di partenza di questa connessione. C.get stazione di partenza. A un certo punto mi sono un po' incasinato con i nomi, ho chiamato a volte fermata, a volte stazione. Ma... E la destinazione dell'arco è la stazione di arrivo. Quindi noi stiamo dicendo che per ogni riga di questa tabella non guardiamo lì di linea, vedete che finora non l'abbiamo visto, e stiamo dicendo che c'è un arco dalla stazione che ha come ID 354 alla stazione che ha come ID 564. E le stiamo buttando dentro tutti questi archi. Subito dopo faremo l'arco al contrario, ma il grafo è diretto, quindi lo accetta di buon grado. Adesso il problema quale rimane? Il problema che rimane è quello di dare un peso a questo arco. Perché non ce l'ho nella tabella connessione, non posso aver tutto, Babbo Natale è già passato. Devo scoprire quanto tempo ci vuole per percorrere quel tratto di linea. Ok? E quanto tempo ci vorrà per percorrere un tratto di linea? Io l'unica cosa che conosco è la velocità a cui viaggiano le linee. Quindi più la linea è veloce, meno tempo ci vorrà. Quindi il tempo sarà l'inverso, sarà inversamente proporzionale alla velocità della linea che abbiamo. Cominciamo a mettercela da parte. Double velocità uguale C punto. Qui ho la connessione, ma la connessione sa a quale linea appartiene. Get linea. E la linea conosce la propria velocità. Giusto? E poi mi serve però la distanza, perché un conto è sapere che la metro va a 50 all'ora, un conto è sapere che le due stazioni sono vicinissime, un conto è sapere che sono lontanissime. E la distanza ce l'abbiamo? No. Abbiamo una cosa strana che sono però le coordinate della stazione di partenza e della stazione d'arrivo. Giusto? Espresse in latitudine e longitudine, non in chilometri purtroppo, o in metri. Vabbè, noi potremmo fare un'approssimazione, un calcolino, nel senso che se io immaginiamo, tanto siamo sulla superficie di una città, di ignorare l'effetto della curvatura terrestre. Allora, appiattiamo la cartina, supponiamo che su quella cartina piatta meridiani paralleli siano ortogonali, allora avendo le coordinate di un punto e le coordinate dell'altro punto, il teorema di Pitagora mi dà la distanza tra questi due punti, che non sarà in metri, ok? Sarà in gradi. Ma in realtà il testo a me non chiede, andiamo a leggere le paroline, ordinate per peso decrescente dalla fermata selezionata, e questo peso deve rappresentare il tempo di percorrenza atteso, cioè in realtà avrei anche potuto scriverlo più esplicito, deve essere proporzionale
al tempo di percorrenza. Quindi se io non ti so dire ore, minuti, secondi, ma ti dico che un numero 318 che è maggiore di 315, anche se non so scrivere in secondi, non me lo sta chiedendo questo esercizio. Ok? L'importante è trovare l'ordinamento. E quindi possiamo dire che la distanza sarà il teorema di Pitagora, quindi la radice quadrata di delta x al quadrato più delta y al quadrato. E delta x sono la differenza tra le longitudini dei due punti e delta y è la differenza tra le latitudini dei due punti. Ok? Quindi la soluzione che potremmo trovare è la radice quadrata di chi? Del quadrato della differenza tra le longitudini, quindi abbiamo c.get stazione di partenza punto dammi, vabbè, poi get x meno questa stessa cosa per la stazione di arrivo al quadrato, quindi possiamo dire per se stessa, più questa stessa cosa fatta sulle y. Chiusa tonda della radice quadrata, punto e virgola. No, questa cosa qua è bruttina perché sono lunga due righe, ma alla fine è il teorema di Pitagora. E ci permette di calcolare che il tempo non è altro che la distanza diviso la velocità. Più lunga la distanza, più lungo il tempo. Dimmi. Non è un tempo in secondi, è un numero che comunque più è proporzionale al tempo. No? Non, tra un attimo ve lo faccio vedere come si fa davvero, no? Però ai fini dell'ordinamento dei percorsi ci basta avere qualche cosa che sia proporzionale al tempo di partenza. Okay? E quindi io prendo qualche cosa che sia la velocità media e qualcosa che sia proporzionale alla distanza, che è espressa in questo caso in gradi, ma in realtà per esprimerla in metri, conoscendo i gradi, avendo fatto l'approssimazione di terra piatta, in realtà basta dividere per 360 e moltiplicare per il diametro medio del pianeta, 6.000, quanti sono? 40.000 km. Sono i calcoli di georeferenziazione, ma non ci interessano qua, ok? Avendo il tempo, poi dopo vi tolgo quegli errori, avendo il tempo posso dare come peso all'arco questo tempo. Allora, dove ce l'ho l'arco? L'ho perso, no, non l'ho perso, semplicemente non me l'ho salvato. Quando ho fatto l'addEdge, in realtà lui mi restituisce l'oggetto arco che ha appena creato e io a questo punto posso assegnare un peso a quest'arco col metodo setEdgeWeight dell'oggetto grafo, passandogli l'arco e il peso che voglio dargli. SetEdgeWeight lo faccio, è un metodo di grafo, non è un metodo di arco. A cui passo l'arco che ho appena creato e il double che voglio che ne rappresenti il peso. Ok? Questo approssimato
In modo esagerato, no? Perché ad esempio non tiene conto dei tempi di avvio e di arresto. Cioè non è vero che se una fermata è lunga 1 km ci metterò il doppio del tempo rispetto a una fermata lunga 0,5 km. Perché il tempo di accelerazione e frenata sono uguali. No? Quindi in realtà dovrei scorporare un tempo minimo di arrivare alla velocità di regime e fermarmi, e quanto è lungo l'accelerazione e l'accelerazione, e poi è una costante, la sommo al tempo di crociera, alla velocità nominale, solamente per il tratto rimanente. Ma vabbè, stiamo approssimando, no? Cioè, se uno vuole fare le cose bene, chiaramente deve complicarsi il modellino. Ecco, questo andrebbe bene, sarebbe una soluzione per me accettabile. Io quando ho risolto questo esercizio ho fatto un passettino avanti, ma soprattutto per pigrizia. E le coordinate, se andate a vedere, torniamo un pelino indietro ai bin, le coordinate delle fermate non le avevo salvate come double, x e y, ma le coordinate le avevo salvate in un oggetto che si chiama lat long, lat LNG. Cioè mi sono andato a fare una ricerca di se ci fossero delle librerie semplici per gestire coordinate geografiche. E ho trovato questa libreria qua che si chiama Simple Lat Long, che, come dice il nome, promette di fare ciò che mi serve. Io vi ho messo poi in questo progetto anche il link, una libreria di due classi in croce essenzialmente. Che non dice, di fatto la documentazione non dice quasi nulla, uno se lo deve andare a vedere dai Java doc e vede che qua dentro c'è un oggetto lat long che rappresenta longitudine e latitudine, una posizione. E poi dentro questa classe lat long tool ci sono una serie di metodi, tra cui quello che mi interessa è questo. Metodo distance a cui passo due oggetti lat long e mi dà è una unità di misura in cui voglio che mi calcoli la distanza e mi restituisce un double che è la distanza stessa. Poi questo metodo qua, se andiamo a vederlo perché c'è sorgente anche di questa libreria, come vedete le documentazioni sono qua, dato due punti, l'unità di misura in cui voglio il risultato mi calcola la distanza. E questa distanza fa dei lavori così. Prende le coordinate, le porta in radianti, fa il valore assoluto della differenza e questo qua in realtà non è proprio il teorema di Pitagora perché lavora sulle proiezioni, cioè lavora effettivamente il campo sferico e quindi fa i segni e le tangenti, ma non ci interessa, no? Chi fa sistemi informativi territoriali, queste cose qua le fa, ma a noi non interessa. C'è questo metodo che lo calcola. E da qualche parte ovviamente tiene anche conto del raggio della Terra e cose di questo genere. Allora, per mia comodità, anziché farmi questi calcoli, avevo appunto memorizzato queste coordinate x e y come un oggetto di questa libreria lat long. Quindi in realtà, in questo caso, per me sarebbe molto più comodo calcolare la distanza usando quella libreria, perché prendo dalla stazione di partenza le coordinate, che sono un lat long, prendo dalla stazione di arrivo le sue coordinate,
e da queste due coordinate chiedo a questa libreria lat long tool punto distance, calcolami questa distanza tra questa e questa. In più gli serve un altro parametro che, se uno va a vedere la documentazione, è l'unità di misura in cui voglio che lui mi esprima il risultato, che è, se non sbaglio, dunque, length unit punto, sono tutte costanti che posso scegliere tra metro, chilometro, miglio, miglio nautico o altro. Direi che possiamo parlare di chilometri, visto che la velocità è espressa in chilometri all'ora. Quindi questo delega a una libreria il calcolo della distanza tra due stazioni. Alternativa a farcelo a mano, ecco. Entrambe le soluzioni vanno bene. A questo punto il tempo di percorrenza continua a essere la distanza fratto la velocità. Che unità di misura esce fuori questo tempo? Allora, la distanza ce l'abbiamo in chilometri, la velocità in chilometri all'ora, quindi in realtà questo tempo sarebbe in ore. Allora, forse fanno un po' ridere tempi in ore, perché rischiano di essere un pochino frazionari. Allora, possiamo moltiplicare per 60 per averlo in minuti, o 3600 per averlo in secondi. Possiamo averlo in minuti. Forse è più facile da leggere, in minuti. Ok? Allora, parentesi, abbiamo costruito il grafo. Chiusa parentesi, andiamo nel nostro, chiudiamo la libreria, nel nostro metodo start, che è qua sotto, e facciamo il passo successivo. Facciamo costruire il grafo, chiamiamo il metodo che abbiamo appena scritto e proviamo, vediamo se l'abbiamo costruito correttamente. Quindi vediamo, come al solito, il primo controllo proprio che ci sia qualcosa, che non si sia piantato, è graph.vertexSect.size, graph.edgeSet.size. Quindi semplicemente chiamo il build graph e mi salvo il grafo risultante in questa variabile. Eseguiamolo. Qualcosa doveva capitare. Null pointer exception, distante stazioni 61. Unknown source. Questo
Ah sì, adesso potevo. Qui dice che c'è un null pointer da qualche parte in questa linea. Ovviamente dopo che mi è sbattuto una sezione in faccia, ma perché tra una coppia di stazioni ci sono più tratte, più connessioni, che sono delle diverse linee che la collegano. E quindi io aggiungo in realtà un arco solamente la prima volta. Le volte successive, quando cerco di. Questo sarebbe un multigrafo in realtà, io sto facendo come grafo semplice gli archi successivi. Se ho due stazioni su cui corrono in parallelo due linee nella stessa tratta, l'arco lo vedrò due volte. Prima per la linea 1, poi per la linea 2. Allora, la seconda volta che cerco di aggiungerlo, non mi aggiunge l'arco. Quindi tutto questo ha senso farlo se c'è un arco. Altrimenti non lo faccio. Ok? E infatti quello che vedete è che il numero di archi del grafo è un pochino inferiore al numero di connessioni che c'erano nel database. Proprio per questo motivo, perché non stiamo aggiungendo archi, non sono tanti, perché le linee, non ci sono molte linee che viaggiano in parallelo in questo grafo, è tutto molto incrociato la metropolitana di Parigi, non ci sono molte linee che viaggiano in parallelo. Quindi questo errore qua, avevo dimenticato che aggiungere un arco non sempre può succedere se il grafo di partenza è multigrafo e quello invece che sto creando è un grafo semplice, come quello che abbiamo creato noi. A questo punto siamo quasi a posto, nel senso che la parte, diciamo, di costruzione ce l'abbiamo. Abbiamo il grafo. Qui potremmo andare avanti a prendere una stazione di partenza e calcolare i percorsi. In realtà questo non lo dobbiamo fare qui nel main, ma dovremmo farlo nel controller, perché è l'utente che deve scegliere qual è la stazione di partenza. Quindi a questo punto qua ci dobbiamo fermare, nel senso che abbiamo costruito ciò che ci serve, e cominciare a preoccuparci dell'interfaccia grafica. Quindi andare a prendere l'fxml, andare a mettere gli id dove ci servono, andare a mettere gli eventi, i controller, e dentro un metodo del controller ci sarà poi il metodo di calcolo dei percorsi. E poi lo stampa del risultato. Allora, io adesso comincio a condividervi questo progetto fino a questo punto, perché vi serve anche per uno degli esercizi di oggi, in cui c'è da lavorare su questo database. Ma così il grafo ce l'avete già, nell'esercizio non serve la parte grafica, la faremo domani. Prima di chiudere però volevo solo farvi pensare su una cosa. Chiudo solo perché se no non riesco a pensare io. Solo farvi pensare su una cosa, su come abbiamo definito il tempo di percorrenza. Tempo di percorrenza per noi è il tempo netto che i treni ci mettono ad attraversare i vari percorsi. Però tutti noi sappiamo che non è indifferente fare, supponiamo per brevità, tutti vadano in 55 all'ora. E se io ho due percorsi, uno dice, ma sì, attraverso questo percorso ci metti 4 km e 8 fermate. Quest'altro lato percorso è sempre 4 km e sempre 8 fermate. Sono indifferenti? No, perché la prima cosa che mi viene da chiedere è ma quante volte devo cambiare? Cioè, sono 8 fermate su tutta la stessa linea o devo cambiare 3 volte? Ciò che noi non stiamo contando qui è il tempo che ci vuole
a cambiare linea. In realtà non ce ne stiamo proprio accorgendo, sappiamo che c'è la fermata, ma non che dobbiamo cambiare linea. Se dovessimo tener conto anche di questo, sarebbe complicato. Perché dovrei, non basterebbe dire, ah, faccio un multigrafo e quindi nell'arco mi salvo qual è la linea, poi impareremo anche a farlo. Ma si complica proprio il grafo. Provate a pensarci, carta e penna, poi domani lo vediamo insieme. Come dovrei disegnare un grafo in cui i percorsi che disegno sul grafo, perché poi io voglio usare gli algoritmi del grafo, non voglio farmelo a mano, e quindi fare in modo che il percorso che l'algoritmo mi trova sul grafo tenga conto anche del tempo di cambio stazione, di cambio treno nelle stazioni. Domani vi dico come lo farei io, ma provate a pensarci, perché non è banale. Ci vediamo domani.